Un caro saluto a tutti voi che ascoltate. Abbiamo ancora nel cuore la gioia di questi 4 giorni vissuti insieme, gli esercizi pastorali. Certo, passare da esercizi spirituali in presenza a esercizi pastorali e per giunta a distanza è stato un pochettino duro da digerire. Eppure anche questa esperienza sta portando i suoi frutti, molto belli tra l'altro, non soltanto per chi li ha vissuti lì nella cappella della nostra sede nazionale, la Cappella della Vergine dalle Mani Alzate, ma anche per tutti coloro che ci hanno seguito a distanza. Il tema degli esercizi pastorali era quello di non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito. Ma questo tema dobbiamo leggerlo alla luce dell'ultimo incontro, quello che ha tenuto il Vescovo, Monsignor Domenico Pompili, il sacerdote e la comunità in missione. E già, perché ogni dono non è mai per sé e basta. Come del resto lo sappiamo, i carismi sono per il bene comune, per il bene di tutti. Così i doni, anche quello che può sembrare il più personale, deve diventare dono condiviso, deve diventare motivo di crescita per gli altri. E allora attraverso questa formula noi abbiamo cercato di diventare chiesa in uscita. È una maniera per raggiungere tante persone, i lontani, forse anche quelli che non avrebbero potuto essere lì in presenza. Abbiamo concluso il pomeriggio del 4° giorno con la preghiera di effusione, di una rinnovata effusione, e in pratica abbiamo ricevuto tutti un mandato, un nuovo mandato, quello di dare davvero testimonianza dell'amore di Dio per l'uomo, quello di riportare speranza a un mondo che sembra così disperato, così schiacciato, sotto tanti problemi, ora anche sotto il problema della pandemia, dal coronavirus. Portare speranza. Questo è il frutto che deve scaturire da questi esercizi pastorali. Quando abbiamo fatto sempre negli anni passati gli esercizi spirituali, è stato sempre detto che il frutto degli esercizi si deve vedere a distanza, non in quei giorni. Quelli sono i giorni in cui facciamo l'esperienza del Tabor. Poi dobbiamo discendere a valle, in mezzo alle difficoltà, e lì noi dobbiamo essere lievito, lì noi dobbiamo portare speranza. Il Signore ci aiuti in questa missione e ci sia vicino la Vergine dalle Mani Alzate, che ci porti sempre più a lodare il Signore. Amen. Alleluia. Un caro saluto a tutti voi.